Allora, signori, intanto buongiorno a tutti. Grazie di essere qui, ovviamente agli amministratori, ai consiglieri comunali, ai prosindaci, consultori, giornalisti e alcuni cittadini che giustamente interessati all'andamento delle attività nel loro comune, nel loro territorio, sono qui presenti. Li ringrazio particolarmente. Sarà roba di 5-6 ore, non è che ci vorrà molto, quindi state tranquilli un attimo. Sabato 7 dicembre ci troviamo all'Hotel Bar Flaminio a Tavernelle nel comune di Colli al Metauro, dove è appena cominciata una conferenza stampa di metà legislatura dell'amministrazione guidata dal sindaco Stefano Guzzi. Abbiamo approfittato di questo momento, che è di fatto il momento di metà legislatura del mandato dell'attuale amministrazione comunale di Colli al Metauro. Una conferenza stampa tendenzialmente a fine anno si fa, se non altro per gli auguri. Noi invece quest'anno vogliamo parlare un po' dell'andamento e dell'attività che abbiamo svolto in questi 2 anni e mezzo. Faccio subito presente che non vuole essere una situazione di parte, qui non c'è una maggioranza che parte, ma qui c'è un'amministrazione comunale che rappresenta tutti i cittadini di Colli al Metauro. Oggi invitata è anche la minoranza, se viene o viene, sono solo contento se fossero qui o se arriveranno. Quindi è la conferenza stampa dell'amministrazione comunale, ma del consiglio comunale, cioè le attività svolte. Non vuole essere né una questione di parte né una questione di promozione di qualcosa, è rendere partecipi attraverso il lavoro prezioso anche dei giornalisti i cittadini di quanto in questi 2 anni e mezzo è avvenuto, in quanto sta avvenendo nella complessità del territorio e in quanto vorremmo continuare alcuni obiettivi a portare avanti nei prossimi 2 anni e mezzo. Anna Chiara, servizi sociali, servizi alla persona, il comune di Colli al Metauro è riuscito a risolvere diverse problematiche. Esatto, ci stiamo cercando di potenzializzare praticamente per quanto riguarda le politiche abitative. Nei mesi scorsi abbiamo fatto un bando per le case popolari, stiamo lavorando alle 90 domande ricevute e nei giorni scorsi abbiamo pubblicato un ulteriore bando per quanto riguarda i 12 alloggi a canone agevolato, sempre a Calcinelli. Per quanto riguarda i disabili invece? Cerchiamo di essere abbastanza attenti ai nostri cittadini, abbiamo investito una risorsa ingente del bilancio, circa 51.000 euro, per quanto riguarda i nostri ragazzi per mandarli a scuola, diciamo, per dargli la possibilità di frequentare. Inoltre il prossimo anno metteremo anche il servizio nel nostro comune, il SAD Disabili, che attualmente non è presente, grazie anche a lavorare con l'ambito insieme. In più abbiamo inserito anche un gioco disabili per quanto riguarda il parco giochi a Tavernelle. Nei mesi successivi cercheremo di inserire altri giochi disabili. Attenti anche agli anziani. Attenti anche agli anziani, quest'anno abbiamo inserito come lo scorso anno le terme, a giugno vanno al mare, a luglio li mandiamo in montagna e in ottobre alle terme. In più abbiamo i servizi sia del taxi sociale e il pasto a domicilio, che sono 2 servizi molto importanti. Per concludere, avete lavorato anche sui gemellaggi, di che cosa si tratta? Sì, è una bella soddisfazione perché dopo 2 anni che ci lavoriamo, il prossimo anno scolastico partiremo col gemellaggio con la nostra scuola media e i nostri ragazzi gemellati tedeschi. Assessore, facciamo anche un breve bilancio sulle politiche giovanili? Sì, per quanto riguarda le politiche giovanili abbiamo la fortuna di avere uno sportello a Villanova che abbiamo potenziato da 2 giorni a 3 giorni, che ci aiuta con i nostri cittadini per le offerte di lavoro. Hanno fatto un sito internet nel quale pubblicano sia la formazione e anche le borse lavoro, le offerte di lavoro del centro di impiego anche di Fano. Io uso questa metafora. Il primo anno, quando un'amministrazione si insedia, inizia un percorso e percorre un tratto di strada. Ecco, noi il primo anno abbiamo acceso l'auto. Io userei questo esempio. Il primo anno abbiamo acceso l'auto, cioè per accendere l'auto abbiamo dovuto mettere la benzina, sistemare il carburatore, e cambiare un pezzo che non funzionava e quant'altro, solo per far partire l'auto. E io, credetemi, che sono una persona che tendenzialmente non mi accontento mai di quello che faccio, anche quando riesco a farlo. Il primo anno mi ero trovato davvero male, ma male mica a causa di qualcosa o qualcuno, proprio della situazione. Non ero affatto soddisfatto di come potevo immaginare lo sviluppo, diciamo, di questo territorio, per il quale mi ero speso e mi sto spendendo personalmente, e quando io mi spendo personalmente mi piace anche poi poter, tra virgolette, portare un contributo positivo per quanto mi è possibile concesso. Tanto lavoro è stato fatto sulle scuole a partire dalle verifiche sismiche.
Sì, come ci siamo insediati l'anno successivo abbiamo posto in essere un piano di valutazione di quelle che fossero le condizioni delle scuole su tutte le scuole del nostro territorio. Come già anticipato precedentemente il sindaco durante questa conferenza, abbiamo investito circa 150.000 euro per la verifica sismica di tutte le scuole. Da lì, che abbiamo concluso nel 2018, abbiamo iniziato a porre in essere un piano, una programmazione, anche sentendo quelle che erano le esigenze espresse dai vari tecnici che hanno fatto queste valutazioni, su un piano di intervento da attuare da qui al prossimo triennio. Già quest'anno abbiamo stanziato, innanzitutto siamo intervenuti sulla scuola Ciavarini di Montemaggiore e abbiamo, i 5 hanno presentato la presentazione e seguirà a breve il bando per la messa in sicurezza di quella scuola. E lì, da queste poi seguiranno ulteriori progettazioni che abbiamo già messo in bilancio per il 2020, per un totale di circa 400.000 euro solo nel 2020 e altri circa 250.000 euro per il 2021. Che vedranno la realizzazione e progettazione di quelle che sono le scuole per le quali alcune abbiamo già ottenuto dei finanziamenti sia dal MIUR sia dalla legge 107 del 2015 sia dal MIT che vedranno quindi una compartecipazione per queste spese e inizieremo dalle scuole che ci era stato chiesto anche dagli stessi tecnici di intervenire con una certa anticipo rispetto ad altre scuole. Quindi insomma tanti lavori già eseguiti, lavori programmati, c'è una scuola in particolare però che potrebbe riaprire già nel 2020? Sì, nel 2020 contiamo di poter riaprire la scuola Dezzi, che era stata chiusa nel 2016 a seguito dell'evento sismico di quell'anno e che attualmente è ospitata all'interno della delegazione comunale di Calcinelli. Lì ci tengo molto a precisare che abbiamo svolto anche un'opera di miglioramento della qualità della vita dei ragazzi che logicamente quando sono stati trasferiti in questa scuola non presentava le caratteristiche e i servizi idonei per poter dare una qualità della vita accettabile a questi ragazzi anche dal punto di vista per esempio della refezione scolastica, perché questa scuola è una scuola a tempo pieno. E i ragazzi erano costretti costantemente a mangiare tutti i giorni sul banco. E, l'anno scorso, già da un anno che è in piedi, abbiamo posto in essere una stanza per poter consentire ai ragazzi di fare una refezione. Tra l'altro abbiamo dotato anche quest'anno di tutti i sistemi idonei, anche con l'acquisto di una lavastoviglie, che abbiamo eliminato completamente l'uso della plastica, mentre fino adesso i ragazzini dovevano mangiare, fino all'anno scorso, sui piatti di plastica. Questo ci porterà anche, e su questo è un altro aspetto che è collegato anche all'ambiente, che riusciremo nel breve, stiamo anche ideando una progettazione di creare anche dei dispenser all'interno delle scuole, proprio togliere tutta la plastica da tutte le scuole. Già quest'anno abbiamo tolto tutte le refezioni scolastiche. Passiamo adesso alla viabilità, perché tra le vostre priorità è rientrata anche la messa in sicurezza di veicoli, pedoni e ciclisti, quindi parliamo di rotatorie, marciapiedi e piste ciclabili. Sicuramente, quello che siamo intervenuti avendo anche la competenza della viabilità e della polizia municipale, il primo cruccio che la prima problematica sulla quale ci siamo focalizzati è stato senza ombra di dubbio un incrocio a Calcinelli particolarmente pericoloso, che era l'incrocio tra via Ungaretti, via Triestre e via Ponte Tauro, che è stato teatro di molti incidenti, tra cui anche incidenti di una certa rilevanza che hanno visto insomma con incidenti mortali. Siamo intervenuti su questo incrocio creando una nuova viabilità e da quando abbiamo creato questo nuovo incrocio non si è più verificato nessun tipo di incidente. Adesso con gli interventi che diceva prima anche il sindaco, no, della nuova rotatoria all'uscita della superstrada, ci sarà anche un rifacimento di questo incrocio da parte, no, con il contributo anche della provincia, sicuramente avremo anche un decoro migliore di questo incrocio che attualmente è tutelato attraverso dei semplici New Jersey di plastica. E, oltre a questo ci saranno anche ulteriori investimenti per quanto riguarda anche, come diceva anche prima il sindaco, nella zona di Via Laghi ci sarà una nuova asfaltatura che metterà oltretutto in sicurezza, perché parecchie problematiche hanno dato le buche che ci sono in quest'area, anche con una ciclovia anche pedonale ai bordi di questa strada, oltre anche una progettazione di un prolungamento dei marciapiedi che ci sono nella zona di Tavernelle e in un futuro anche collegarli a Calcinelli e speriamo a Villanova. Sul tema dello sport invece?
Sul tema dello sport, quest'anno abbiamo già posto in essere diversi interventi di ristrutturazione di quelli che sono gli impianti. Il prossimo anno, quest'anno stiamo ultimando in questi giorni il rifacimento di quello che è l'impianto da calcio di Tavernelle, il prossimo anno introdurremo quello di Calcinelli. E volevo anche dire che stiamo investendo molto, proprio a breve uscirà un bando e da quando siamo arrivati abbiamo quadruplicato la somma inserita in questo bando per il corso di avviamento allo sport per i giovani, indirizzato alle società che puntano molto sui giovani. Aggiungo un altro aspetto che è importante, che non ha nulla a che fare con lo sport, che però è un ulteriore servizio che diamo ai cittadini. Abbiamo duplicato quelli che sono i giorni di apertura nel periodo estivo per i centri estivi, in modo tale che i genitori possano lasciare i ragazzi con più tranquillità all'interno delle nostre strutture. Poi abbiamo fatto una scelta, secondo me anche bella, molto particolare, se vogliamo, che rappresenta una parte del nostro lavoro, ma secondo me interessante il primo anno. La nuova sede dei vigili. I vigili erano accampati in due stanzette della sede della delegazione comunale, che di fatto non riuscivano ad operare neanche bene nel loro lavoro. Abbiamo realizzato la sede che è proprio qui, a due passi da dove ci troviamo, una sede molto bella, funzionale, dove ci lavorano bene i vigili e dove i cittadini possono accedere con tranquillità anche a richiedere informazioni e quant'altro. Ma questo spostamento ci ha consentito già nella prima fase di dare maggiore spazio al servizio anagrafe, al servizio protocollo, alla POTES che è ospitata all'interno della sede della delegazione e anche creare una mensa per la scuola elementare Dezzi che è ospitata all'interno della sede della delegazione. Fino a quel momento i bambini dovevano mangiare sui banchi di scuola, non avevano una sala mensa. Ciriscioli, dunque a metà legislatura avete presentato tutto il lavoro fatto, all'inizio non è stato semplice come è stato spiegato e illustrato, però ad oggi insomma, potete essere orgogliosi credo del lavoro che è stato svolto. Proprio così, lo ha detto bene sia lei nella domanda che il sindaco nella presentazione. Infatti a me piace valutare, al di là delle deleghe, dei lavori fatti e dei tanti in progetto, piace valutare questo aspetto, cioè che 2 anni e mezzo fa, e già da prima, anche quindi 3 anni fa, quando c'era l'elezione e la campagna elettorale, circolava un po' di scetticismo, insomma, qualche preoccupazione, insomma, andava capita la nuova realtà perché veniva dalla fusione dei 3 comuni. E quindi il primo anno è stato particolarmente impegnativo e difficile e soprattutto noi amministratori abbiamo iniziato a crederci fortemente, a lavorare in modo unito come squadra e per noi è stato, diciamo, facile questo passaggio. Dopodiché è avvenuto ciò anche a livello degli impiegati, dei dirigenti, dei dipendenti, perché comunque ci si è trovati a dover lavorare in una situazione completamente nuova, dove per esempio l'ufficio tecnico non conosceva i territori di un altro comune o le problematiche di quell'altro comune, per cui inizialmente questa è stata la difficoltà che però già dopo il primo anno noi in primis, poi i dipendenti hanno iniziato quindi a ragionare in modo di univoco, come comune unito, e adesso ci è rimasto la popolazione, i cittadini, e però noi ci auguriamo che questo sentore, questo sentirsi dello stesso comune arrivi abbastanza presto anche in mezzo ai cittadini. Ci vorrà un po' di più per farlo capire, soprattutto persone magari un po' più grandi o abituate, nate e cresciute nei loro comuni, e quindi adesso ci vorrà forse una generazione. Però è un percorso avviato e che sinceramente sono contento di come sta andando avanti. Passiamo alle sue deleghe, è sicuramente competente per quanto riguarda i lavori pubblici ma anche la protezione civile. Partiamo dalle asfaltature perché avete diviso i lavori in ben 3 piani. Sì, in effetti c'è stato un primo piano, a parte un'asfaltatura di una strada di via Roncaglia nel 2018 proprio all'inizio, poi abbiamo avuto un bel piano, 550.000 euro che si è sviluppato alle primavera del 2019 e ora in via del tutto straordinaria siamo riusciti a reperire altri 350.000 euro da destinare a 2 zone industriali veramente importanti del comune di Colli al Metauro. Si tratta di 2 vie, via Laghi e via Progresso a Calcinelli, dove veramente le strade erano bisognose di un intervento e quindi uno è già stato attuato, via del Progresso e via dei Laghi stiamo iniziando, dovrebbero iniziare lunedì della prossima settimana. Sulla protezione civile, dicevo, c'è un gruppo comunale molto attivo?
Sì, abbiamo un bel gruppo comunale di protezione civile che anche lì si è dovuto fondere, diciamo, avevamo tre gruppi, quello di Sarungarina, di Saltare e di Montemaggiore. Nell'ottobre 2017 li abbiamo unificati, cioè per estinzione dei tre precedenti, è nato quello nuovo, unico. Erano circa 63 iscritti in tutto nei tre ex comuni, adesso sono rimasti 43, ma perché alcuni per raggiunti limiti d'età, perché nel frattempo si è evoluta la normativa. Prima la protezione civile veniva usata e utilizzata anche magari per le feste, per le sagre, queste cose qui. Ora la legge del 2018 lo vieta. Sta quasi diventando un corpo specializzato proprio in protezione civile. Quindi fanno molta attività di formazione e prevenzione e collaborazione comunque con l'amministrazione, sono pronti, stiamo preparando il nuovo piano di protezione civile comunale che nasce dalla fusione anche quello dei tre ex piani di protezione civile comunale, quindi vanno integrati ma vanno anche rivisti perché comunque le aree di affollamento, di prima raccolta eccetera sta cambiando perché il comune adesso è unico ed è diverso, quindi anche che ne so, per arrivare all'elicottero, tutta una serie di situazioni che sono in evoluzione e conto verso il mese di gennaio di approvare il nuovo piano di protezione civile comunale. Cosa è avvenuto quest'anno? Che a maggio ci siamo accorti di avere, e non potevamo saperlo prima, un avanzo leggermente più alto di quello che ci aspettavamo sul 2018. E allora lì abbiamo fatto una scommessa con noi stessi, non ci credeva nessuno. Dico, prendiamo altri 400.000 euro, 450, e facciamo un nuovo piano di asfaltatura, sempre sul 2019. E vedrete che se ci mettiamo giù di buona lena riusciamo a realizzarlo prima dell'inverno. E questo era mirato alle zone industriali, via del Progresso, via Laghi, a Calcinelli, perché erano veramente disastrate, sono in parte ancora disastrate. A maggio, quindi, abbiamo dovuto approvare il finanziamento nel piano, diciamo, degli investimenti che non era previsto. Abbiamo dovuto dare un incarico a un progettista e realizzare il progetto di asfaltatura. Poi abbiamo dovuto pubblicare la gara d'appalto, c'erano di mezzo le ferie estive, cosiddette per chi le fa. L'assegnazione alla ditta, l'assegnazione temporanea, i 30 giorni che devono passare, nessuno avrebbe scommesso un centesimo che prima dell'inverno si facevano i lavori. Via del Progresso è già asfaltata, l'hanno finita la settimana scorsa, e via dei Laghi vanno lunedì. Giuliani, tanto è stato fatto anche per la cultura, c'è un progetto che riguarda i mosaici, ma ce ne può spiegare insomma i vari dettagli? Sì, come molti sanno ci sono tre frammenti musivi, mosaici di età romana che sono stati riportati a Saltara negli anni 2000 e dopo essere stati per tanto tempo, tanti anni, dagli anni 30 negli scantinati della sovrintendenza di Ancona. Finalmente ce li abbiamo a casa e un paio d'anni fa abbiamo intercettato un bando regionale e dei fondi molto importanti perché ci hanno permesso il restauro di questi tre frammenti musivi e di poter progettare un museo per la valorizzazione appunto museale di questi frammenti che diventeranno proprio un museo dei mosaici, peraltro con una grossa parte interattiva multimediale. E non vediamo l'ora di inaugurare, i lavori sono in corso ma il restauro è quasi finito, si presume, insomma prevediamo l'apertura di questo nuovo museo per la fine di gennaio, primi di febbraio 2020. Avete installato anche due totem proprio per promuovere i vostri musei? Sì, perché questo è un territorio molto ricco, abbiamo il Balì ovviamente che tutti conoscono, 50-55 mila presenze di studenti all'anno, ma abbiamo anche il Museo del Fiume Metauro, un museo molto bello che racconta una peculiarità unica del nostro territorio che è la presenza di Winston Churchill a Montemaggiore negli anni della Seconda Guerra Mondiale. Per cui ci sembrava importante metterli in relazione questi musei e la tecnologia sappiamo benissimo che aiuta moltissimo in questo senso. E sempre con un bando regionale, con un progetto ad hoc, siamo riusciti a intercettare dei fondi e poter installare due totem multimediali, uno al Balì e uno al Museo del Fiume Metauro. L'idea è quella appunto di metterne anche altri quando man mano che si apriranno queste piccole realtà che secondo noi devono fare rete nel territorio. Passiamo agli eventi perché ce n'è qualcuno anche che è alle primissime edizioni ma che già sta avendo un successo strepitoso. Sì, penso che ti riferisca a Macchie e Inchiostri, questo festival del giornalismo d'inchiesta, una cosa che nel panorama nazionale era difficile trovare, l'abbiamo inventato,
grazie anche alla collaborazione stretta con l'associazione Ville Castella, che cercava da tempo qualcosa per un po' diversificare quella che era la sua attività prettamente estiva. E siamo riusciti a inventarci questo nuovo festival, già giunto per il 2020 alla terza edizione. La prima serata anche quest'anno un grandissimo programma, bellissimo. La novità di quest'anno è che i relatori che verranno il mattino del giorno in cui si terrà la conferenza parteciperanno a degli incontri con le scuole superiori del territorio, un modo per esportare la cultura dopo che abbiamo avuto la possibilità di farla vedere, esportarla qui a Colle Metauro, insomma nelle varie frazioni. E far partecipare di questo festival e di tutta la ricchezza di questo festival anche gli studenti. Quest'anno si parte il 14 dicembre e poi le date sono tipicamente a seguire quelle dei febbraio e gennaio-febbraio 2020. È grande lavoro proprio per promuovere in generale il territorio e la cultura, non so. Sì, questo territorio è davvero bello e noi stiamo lavorando per cercare di cambiare un po' il paradigma di questa della promozione territoriale. Cioè noi dobbiamo far capire alle persone che questo non è un territorio di passaggio, ma un territorio dove si sta bene, si può stare qui e da qui raggiungere le principali località turistiche o più importanti come Urbino, come Fano, come Pesaro, come l'entroterra marchigiano. Noi vogliamo far capire che le persone possono stare qui, risiedere, mangiare bene, vivere bene e da qui magari spostarsi, un modo proprio per intrattenere il turista sul territorio e fare in modo appunto che le nostre attività ricettive possano goderne al massimo. Ci sono diverse iniziative che secondo me sono indubbiamente da mettere in evidenza. Proprio come il coinvolgimento diciamo anche della cittadinanza, ad esempio lo streaming nei consigli comunali. Noi fin dalla prima volta abbiamo i consigli comunali visibili tramite servizio streaming. Abbiamo portato avanti un efficientamento diciamo così anche nella sburocratizzazione, se volete, con la carta d'identità elettronica. Abbiamo attivato a Colle al Metauro il centro unico di committenza, cioè a inizio di quest'anno sono cambiate delle normative per portare avanti le gare d'appalto. Tutti i comuni erano in difficoltà perché non potevano, anche se avevano progetti e soldi, fare le gare d'appalto perché c'erano delle iniziative, diciamo, delle indicazioni governative, ministeriali, che erano inedite, nuove, e non tutti erano, diciamo, nelle condizioni di portarle avanti. Noi proprio in quel momento stavamo dotandoci di una nuova informatizzazione, una nuova piattaforma in questo senso, ci siamo adeguati immediatamente a quelle normative prima di tutti gli altri e siamo stati il primo comune in questa provincia ad avere la piattaforma informatica adatta per questo centro di committenza, per fare le gare. Manuela, dopo l'unificazione di queste tre ex municipalità c'è stato, dicevamo, un grande lavoro di squadra da fare, tanti progetti da mettere in campo, ma ci sono delle unificazioni anche per quanto riguarda la tariffazione che ancora devono essere completate, ma non solo. Sì, non siamo riusciti ovviamente a procedere fin dall'inizio all'uniformazione di tutti i tributi, proprio perché era difficile fare le previsioni di bilancio per poi garantire le entrate e quindi la realizzazione di questa unificazione. Da quest'anno, quindi il terzo anno, nel bilancio 2020-22 proporremo appunto l'unificazione completa di tutti quelli che sono i tributi attraverso quindi l'imposta municipale unica con un'unica aliquota, la Tari, che sarà appunto uniformato anche il servizio a partire molto probabilmente dalla seconda metà del 2020 e anche l'addizionale comunale. Ma è in salute il bilancio di Colle al Metauro? Fortunatamente in salute, questo devo dire grazie anche al contributo sulla fusione che nonostante ci faccia sempre penare perché poi tutti gli anni sembra che non venga mai garantito per l'importo assegnato dalla normativa, ma anche quest'anno fortunatamente siamo riusciti a spuntarla, anche se il decreto di assegnazione di 1.500.000 euro del contributo è arrivato solo a novembre, però fortunatamente riusciamo sempre nel nostro intento. Starete al lavoro proprio fino agli ultimi giorni di dicembre per approvare il bilancio? Sì, quest'anno molto probabilmente, quasi sicuramente, riusciremo ad approvare il bilancio entro il 31-12. Ovviamente sono pochi i comuni che riescono a fare questo. Per noi era ancora più difficile proprio per questa situazione di incertezza, però quest'anno riusciremo a approvare il bilancio entro la fine dell'anno. Un servizio partito in questi giorni, sono alla fine, che riteniamo molto utile e interessante, è il servizio WhatsApp in comune, cioè tutti i cittadini di Colle Metauro, con questa modalità che vedete anche nella slide ma è stata pubblicizzata, possono aderire
a questo contatto che noi abbiamo creato come comune, e ogni volta che c'è una qualche notizia da far arrivare alla cittadinanza, vuoi un'emergenza, ma vuoi anche una programmazione di attività, eccetera, chi è che è collegato a questo WhatsApp avrà in tempo reale sempre la visibilità di quanto avviene. Dico una cosa che spero non accada più: quella mattina che sono andati a fuoco i pulmini del comune e abbiamo dovuto sospendere il servizio da un minuto all'altro, e magari c'erano le famiglie a casa che aspettavano che passava il pulmino e col bambino per la mano. Con questo tipo di servizio noi in tempo reale riusciremmo a dare qualsiasi tipo di comunicazione, spero che non ne dovremmo più dare di quel genere. Questa è una cosa molto bella ugualmente che abbiamo già portato avanti. A metà del cammino, come avete intitolato le vostre slide, ha presentato un po' quello che è stato tutto il lavoro svolto, anche con non poche difficoltà, come ha detto lei. Ci sono state ben tre fasi. Sì, io non nascondo le difficoltà che ho e abbiamo con i miei collaboratori intrapreso nel percorso di amministrazione qui a Colli al Metauro, un comune che veniva da una fusione di altri tre comuni, una fusione problematica, molto forzata anche nei modi e nei tempi, che aveva avuto un forte arretrato di cose, diciamo così, non potute realizzare, ma queste nelle difficoltà che tanti piccoli comuni hanno tuttora e avevano in quel momento. Tre sedi diverse, poco personale, non era stato ancora neanche uniformato, diciamo così, il funzionamento degli uffici comunali, i vari regolamenti eccetera. Io ripeto, non nascondo che pur nella mia esperienza e caparbietà, io il primo anno mi sono trovato in grandissima difficoltà, ma mi faceva proprio soffrire questa cosa, non riuscire a fare quanto magari avrei voluto e quanto avrei desiderato e quanto era necessario anche. Poi dobbiamo dire che finito questo primo anno, dove noi non abbiamo fatto il percorso ma abbiamo semplicemente acceso l'auto, perché abbiamo dovuto pianificare una serie di cose per accendere l'auto, l'abbiamo accesa quest'auto e oggi a metà legislatura, quindi nell'anno e mezzo successivo, diciamo che abbiamo una certa soddisfazione, non perché siamo riusciti a fare tutto, ci mancherebbe, o quanto era possibile, ma perché abbiamo comunque messo in campo tutta una serie di interventi. Faccio solo un esempio: settore degli investimenti, noi in un anno e mezzo abbiamo portato avanti opere per 5.350.000 euro, che per un comune di 12.400 abitanti è una cifra enorme. Ma quando dico 5.350.000 euro, non è che dico faremo, finanzieremo, programmeremo, approveremo, fatte, nel senso nastri tagliati, lavori in corso in questo momento con le ditte che stanno lavorando sul territorio. Ecco, quindi la terza fase a questo punto si apre guardando al comune di Colli al Metauro cosa farà da grande, e in questo caso quindi la sede unica comunale, che sarà la sede della delegazione di Calcinelli appena finiremo i lavori in atto della scuola Dezzi a Saltara, e quindi la scuola che oggi è ospitata dentro quella delegazione tornerà a Saltara. Come dicevo, i lavori sono in corso per 1.300.000 euro, quindi dal prossimo settembre tornerà lì. La sede di Calcinelli diventerà la sede del comune unica, così come faremo un'unica tariffazione già dal prossimo anno di tutti i tributi, come faremo un unico piano regolatore sul quale stiamo dando lo studio in questa fase, un piano unico di raccolta differenziata. Ecco, è ora di pensare a Colli al Metauro, passata la fase emergenziale, cosa farà da grande. Sindaco, partendo dal fatto che siete partiti comunque con del personale sotto organico, un lavoro inaudito che dovevate fare fin dall'inizio, come siete riusciti a spendere, ad investire ben oltre 5 milioni di euro in un anno e mezzo soltanto? Intanto abbiamo fatto alcune scelte mirate e indovinate proprio sul personale, nel senso valorizzando ovviamente le risorse che erano interne, già esistenti, già presenti, con alcune assunzioni mirate, quelle pochissime assunzioni che siamo riusciti a fare, le abbiamo proprio indirizzate là dove ce n'era più bisogno e abbiamo ottenuto dei buoni risultati. Poi ovviamente ci sono una serie di risorse interne al comune, un beneficio indubbio dalla fusione e quindi dall'avere un contributo di 1.500.000 proprio dato dalla fusione di questi tre ex comuni in Colli al Metauro, ma siamo stati bravi anche ad intercettare i fondi, diciamo, di altri enti, come il fondo del MIUR, del Ministero della Pubblica Istruzione, per quel che riguarda la ristrutturazione
della scuola Dezzi, lì abbiamo ottenuto 990.000 euro, noi abbiamo aggiunto altri 300.000 e oggi i lavori sono in corso, una cosa fondamentale ed importante, ma così come a suo tempo sono stati intercettati, questo devo dire la verità, dall'amministrazione precedente di Monte Maggiore al Metauro, fondi per 650.000 euro per la palestra di Villanova, che poi noi abbiamo portato avanti in fase di appalto, lavori, e la stiamo per inaugurare, inaugureremo a gennaio, quindi lì c'è, diciamo, ci ha messo del proprio in positivo anche l'ex amministrazione di Monte Maggiore con la ricerca fondi, ma soprattutto per quel che riguarda la vulnerabilità sismica delle scuole, lì abbiamo ottenuto fondi dalla regione e dal ministero proprio per lo studio, l'approfondimento ed oggi anche per la progettualità, per noi stiamo progettando, diciamo, gli interventi su tutte queste scuole e la progettazione, che è di 400.000 euro complessivamente, viene in parte portata avanti con contributi anche regionali e ministeriali, così come il restauro dei mosaici romani della chiesa del Gonfalone, anche lì ci sono interventi regionali da noi ottenuti, richiesti ed ottenuti. Bisogna avere anche buoni rapporti con gli enti superiori, perché vedi, a volte si dice: ah, ma in regione governa quella parte politica, nel comune ce n'è un'altra, allora sarete più in difficoltà. La difficoltà è che se non ci si parla con le persone, se ci si parla, si portano progetti seri, progetti lungimiranti, non si guardano i colori, ma si guardano i benefici che questi portano sul territorio, e con le Metauro su questo si sta riuscendo. Quindi siete riusciti ad intercettare appunto questi fondi sicuramente importanti, una grande mole di lavoro, e anche lei durante la conferenza stampa diceva che c'è stato un grande lavoro di squadra, addirittura vi incontravate quasi settimanalmente. Ma mi pare che poche settimane abbiamo saltato senza fare una riunione di tutti i consiglieri comunali, anche con i nostri prosindaci e quant'altro. Certo, un lavoro di squadra, nessuno può avere la presunzione di interpretare in proprio le esigenze e le specificità di un territorio. Poi io devo dire la verità, non essendo neanche io di Colli al Metauro, ma come tutti sappiamo sono di Fano, io mi sono molto basato su quanti miei collaboratori operano e vivono su quel territorio e mi consigliano sulle cose da fare, poi chiaramente ne faccio tesoro e cerco di portarla avanti anche con la mia specificità caratteriale, se vuoi sono molto caparbio, anche con un po' di esperienza e un po' di conoscenze. Su questo ad esempio rivendico con forza quella che sarà un servizio, già credo il prossimo anno verrà realizzato, della Casa della Salute a Calcinelli, che è una cosa questa bellissima, perché noi oggi a Calcinelli abbiamo la POTES, che è posizionata, servizio di ambulanze e trasporto, nella sede comunale, appoggiata, diciamo così, temporaneamente, alcuni altri, il distretto sanitario in un altro palazzo lì vicino, e il poliambulatorio è a Lucrezia, parlando di territorio vasto, ovviamente parlo di un altro comune adesso, quello di Cartoceto, ma è lo stesso servizio disseminato sul territorio. Abbiamo ottenuto, grazie proprio anche alle mie forti richieste e pressioni, che l'ASUR 3, la Regione Marche, individui a Calcinelli la sede unica della Casa della Salute, dove saranno raggruppati lì tutti i servizi sanitari presenti sul territorio tra noi e anche Lucrezia, in un'unica sede, ed è la zona lì dove vicino a Posta Vecchia, l'ex Vepar, non è l'ex Vepar, l'ex palestra dietro la Vepar, scusa, che è lungo la Flaminia, raggiungibile un po' da tutte le parti del territorio maggiormente abitato. Questo è un servizio di cui vedremo i frutti già nei prossimi mesi, di cui vado molto orgoglioso, perché l'abbiamo fortemente voluto, cercato ed ottenuto dalla Regione Marche. Parliamo invece di promozione del territorio, perché tenete proprio anche alla valorizzazione dello stesso. Assolutamente sì, io ho coniato proprio il logo e il nome dei borghi della qualità, cioè qui, ma non solo a Colli del Metauro, un po' in tutta questa provincia, ma parlando di Colli del Metauro, ci sono delle zone ambientali, turistiche bellissime, tutti i 5 borghi storici, Pozzuolo, Bargni, Serrongarina, Saltara, Montemaggiore, che sono in già in buona parte vissuti e conosciuti anche da tanti cittadini stranieri che vi vengono a soggiornare, perché se si va in qualche ristorante di questi borghi a volte sente parlare solo inglese, quindi vengono molti dal nord Europa e quant'altro. Noi su questo abbiamo voluto proprio fare un progetto al quale abbiamo chiesto di oltre 500.000 euro, di cui con la copartecipazione circa il 40% del comune di Colli al Metauro e il resto della Regione Marche, abbiamo presentato questo progetto di valorizzazione di questi borghi attraverso
il restauro di alcune strutture che lì già esistono, come gli antichi lavatoi, quindi rimettere in funzione gli antichi lavatoi proprio dal punto di vista anche di visibilità turistica, di visita, di ripristino, ricostruzione di sentieri storici che univano queste frazioni l'una all'altra, in modo da poter fare percorsi anche ciclabili e pedonali che li raggruppino, una nuova area sosta camper che incentivi qui la presenza anche di chi fa turismo plein air. Ecco, su questo progetto io sono molto fiducioso, se dico molto fiducioso ho qualche, diciamo così, presupposto di approfondimento già effettuato, che saranno accettati e quindi verranno sicuramente finanziati e il prossimo anno potremo procedere anche proprio alla realizzazione di questi percorsi. Conseguentemente ecco un valore forte di questo territorio, qui non siamo a Riccione, qui non c'è il turismo di massa che va in spiaggia, qui c'è il turismo di qualità, il turismo che vuole la bellezza, che vuole i luoghi, diciamo così, rimasti integri nel tempo, la bellezza del territorio, della natura, dei posti. Il paese di Pozzuolo viene chiamato il paese del silenzio, se tu sei lì la sera non senti il rumore di un'auto, di nulla in tutto il territorio, se non l'abbaiare di qualche cane o l'ululato in qualche caso di qualche lupo in quelle zone assai frequenti. Ecco, posti meravigliosi, bellissimi, panorami stupendi, questo va valorizzato di questo territorio, ovviamente insieme a quello che è lo sviluppo più anche industriale sull'asse della Flaminia, e su questo poi ci sono anche ugualmente delle cose da vedere, come ad esempio un nuovo svincolo che io prima ho annunciato nella conferenza stampa di uscita a Calcinelli dalla superstrada, che possa rendere più funzionale e raggiungibile la zona industriale di Via Laghe, che è una delle zone industriali più importanti di questa vallata dopo quella di Fano, e lì c'è un'idea che abbiamo già affrontato con l'ANAS di possibilità di realizzare uno svincolo in tempi non troppo lunghi e anche con dei buoni presupposti di riuscita. Non vado oltre perché siamo in work in progress su questo, però questa è una cosa che voglio accennare perché si sappia che c'è questa seria possibilità di realizzare il nuovo svincolo di Via Laghe, che darebbe una nuova viabilità, una maggior vivibilità a tutto il centro di Calcinelli, che oggi è enormemente intasato dal traffico, soprattutto in alcune parti orari della giornata. Approfitto di questo momento, visto la vicinanza con le festività natalizie, per fare un augurio a tutti i miei collaboratori, a tutti i dipendenti comunali, ma soprattutto a tutti i cittadini di Colli al Metauro e a tutti coloro che ascoltano questo TG, di buone feste, di serene feste, di una buona fine, un buon inizio del nuovo anno, e con una raccomandazione, quello di stare soprattutto in questa fase vicino alle persone che ne hanno più bisogno, perché sappiamo benissimo che le persone che ne hanno più bisogno soffrono particolarmente proprio nelle fasi, diciamo, di felicità per gli altri. Quindi buone feste a tutti quanti, buon anno nuovo e felicità per tutti.